Ciao a tutti e bentornati sul canale di Flippato Games. Io sono Filippo e questo è Dark Souls 2. Siamo di nuovo qua alla Bastiglia e quest'oggi andiamo a sconfiggere la peccatrice. Quindi vediamo dove ci porta questo episodio. Ok. Dai. Mi sembrava quella chiave, però si prendeva là sotto. Ok, meglio per me. Posso affrontare la peccatrice con la luce. Qua sopra c'era. Ok. Cos'è? I gargoyle! Bellissimo. Non lo sapevo che. Ma c'erano anche in. Nella versione normale o è una novità? Me basta che non mi attacchino. Qua dovrei sbucare. Dove c'era il trappolone. Infatti. Ok. Qua è la porta che non va aperta. E qua c'è la trappola. Ma stiamo giocando anche discretamente bene. Porca miseria, sapevo che qualcosa avevo dimenticato. Poi, se non sbaglio. Infatti, di qui. Poi, qua ce n'è un altro. Ma no, ancora, ma dai. Siete ridicoli. Sbaglio o sei più forte dei tuoi colleghi? Buono. Dai. Ti tenete scintillante. Cioè, tre totali. Quindi.
Qua si torna indietro, lì dove eravamo all'inizio. Artiglio fortificante. Allora, adesso. Ok. Posso permettermi di usare una fiaschetta. Posso permettermi perché naturalmente c'è il falò qua vicino. Ok. Ora torniamo indietro, perché non lo sapesse si può fare, non bisogna per forza cadere di sotto. Però vediamo di non farlo, perché qua tra dire e fare c'è di mezzo veramente il mare. Ecco. Perché? Ciao Alucard. Possiamo tornare dentro. Ora, se noi saliamo, dovremmo. Uno. Perché c'è? Due. Qua c'è nascosto qualcuno, figuriamoci. Tre. Qua dentro. Si apre lo shortcut che abbiamo visto la volta scorsa. Qua apriamo. Adesso ci assalteranno in 50. No? Meglio. Ah, perché ero convinto che questo facesse, come dire, guarire dalla pietrificazione? Stredi, mi tocca lasciarti lì. Un solo balestrino. Allora, il signor balestiere con le frecce di fuoco può. Ma come fai a colpirmi? Spiegamelo. A questo punto torniamo, andiamo su, accendiamo il falò. Allora, accendiamo la torcia. Ok, cosa dicono? L'ho dato il sole. Ah beh, sì, attacco in salto. Ha senso. Sediamoci.
Ok. Potrei già fare un livello. No, non lo faccio. Perché non ho voglia di interrompere la mia avanzata verso questo posto. Ora, qua dove. Una volta c'era un soldato. Ora non più. Anche qua c'era un arciere. Ah. Che simpatici. Allora. Ok, quello che volevo è successo, tutti e due con la spada. Lei deve stare calmo. E vabbè. Andiamo a prendere quello che c'è qui. Che non mi ricordo più che cos'era. Un'effigie umana. Guarda caso. Ah, ok, lui si è calmato. Ora là sotto ci aspettano i simpatici creature, mostri, ibridi creati da Aldia. E Luca Fial. No, la sentinella della rovina sono peggio di quei cosi. Luca, te mi serve vivo. Viva. Brava Luca, tieni. E come faccio a farti sopravvivere? Ah, è questa. Hanno tolto i cosi per lasciare. Ok, allora questa strada qua non mi interessa, andiamo direttamente di qua. Un'altra fantasma? Vabbè, ma con te non è divertente. Andiamo di là a vedere se c'è qualcos'altro. Tanto di lì non passo perché visto che ho le chiavi passo da qua. Oh. Ciao! Perché sei qua? No, Luca Thiel! Lui è pericoloso! Qualcuno è morto. Ok. Una volta Luca Thiel mi è caduta. Ok.
è caduto su quel ponte qui, quindi. Io, scusatemi se ho il terrore di quello che sta succedendo, però. Allora. Luca Fear, spostati. Usa. Ne ho solo 6. Continua a trovarne, ne ho solo 6. Dovremmo essere a posto. Usiamo una gemma vitale. E andiamo dalla signora peccatrice. Allora, vedi darti una regolata. No! Allora, Luca ti deve rimanere in. Quindi, peccatrice, lasciamela stare. Allora, facciamo così. Gioco come quelli che fanno le cose in PvP. Sorry. Non voglio morire. Vabbè. Ok, con questa qua che non sta ferma un secondo, la falce risulta troppo lenta, meglio usare lo stocco a due mani. Avete visto com'è cambiato? Avendolo fatto un po' prima, sarebbe stato meglio. Va bene, ci rivediamo qua davanti alla nebbia con Luca Tiel. Ok, ragazzi, siamo qui. Con Luca Tiel a vita piena. Io ci ho rimesso tre fiaschette. Perché la sentinella flessibile, senza lo scudo e nell'acqua, è particolarmente problematica da affrontare. Allora, io devo andare a riprendermi le mie armi. Quindi, Luca Fear, adesso che puoi, Tankaron. Però se la attaccassi anche te. Oh, santo cielo. Questa intelligenza artificiale del cavolo.
Oh. Dovresti pararla un po' più spesso. Oh. Ce l'abbiamo fatta. Grazie Lucatino, sei stata una grande palla al piede sto colpo. Veramente. Apriamo questa porta. Ah. Dovrebbe esserci un ramo profumato. Ok, un fungo di Elizabeth. Accendiamo il falò primordiale. Oh, trofeo. Torniamo a Majula. 71.000 anime sono tantissime per salire di livello. Bene ragazzi, qui a Majula direi che possiamo chiudere qui l'episodio. Il prossimo andremo nei boschi del cacciatore, faremo i signori degli scheletri. Quindi, grazie per avermi impastato l'inquadratura. Ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!